Nella seduta del 15 settembre il Consiglio regionale ha approvato la legge che disciplina il turismo naturista in Piemonte. I comuni possono destinare a tale pratica spiagge lacustri o fluviali, boschi e ambienti naturali con compiti di vigilanza sull'attività. L'Assemblea ha poi svolto un ampio dibattito sull'accoglienza dei rifugiati in Piemonte. In conclusione è stato approvato un ordine del giorno per rafforzare il ruolo di coordinamento della Regione, mobilitando in modo sinergico gli assessorati competenti. Il 16 settembre si è riunito a Palazzo Lascaris il Consiglio delle Autonomie Locali, che ha espresso parere favorevole al disegno di legge che riordina le funzioni delle province in attuazione della legge Delrio. Il provvedimento è all'esame della Commissione Affari Istituzionali. Promuovere le regole e i valori positivi dello sport per contrastare violenza e razzismo. Se ne è parlato nel convegno Comunicare lo sport, organizzato da Corecom e Consiglio regionale con il CONI. Le risposte più efficaci, campagne informative e chiare regole deontologiche. Una festa sulla collina di Superga per celebrare la candidatura della collina Po alla rete mondiale MAB UNESCO con il patrocinio del Consiglio regionale. La quarta edizione del Superga Park Tour ha anche promosso il Congresso Mondiale degli Architetti del Paesaggio, ad aprile 2016 a Torino. Per collezioni minime a Palazzo Lascaris, nell'atrio della sede dell'Assemblea, fino al 31 dicembre sono visibili una farfalla del biancospino e un cervo volante. Il quarto appuntamento di questo ciclo, realizzato con il Museo di Scienze Naturali, è dedicato agli insetti. La social TV del Consiglio regionale si è arricchita di nuovi filmati storici grazie a un accordo con l'Istituto Luce. 8 della durata di circa un minuto e mezzo è visibile online nella sezione memoria di crpiemonte.tv. Riguardano lo sport piemontese e sono stati realizzati tra il 1932 e il 1958.